Siamo ormai arrivati alla vigilia della ormai famosa partita Milan-Udinese che molto ci dirà sul prosieguo del nostro campionato e sulle possibilità o meno di continuare a cullare il sogno scudetto, quell'obiettivo che sarebbe veramente qualcosa di straordinario per la squadra che siamo, forte, ma sicuramente non la più attrezzata per la vittoria finale. E mentre arrivano, diciamo, notizie dal mondo poco rassicuranti su quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina, il calcio deve almeno per il momento andare avanti e dunque siamo qui a commentare quello che rimane da dire per la partita tra Milan e Udinese. E nel frattempo stanno giocando in Europa League Lazio e Atalanta con la Lazio che al momento sta pareggiando 1-1 con il Porto, quindi sarebbe virtualmente fuori dall'Europa League, mentre l'Atalanta sta vincendo 1-0 in casa dell'Olympiacos e quindi attualmente è, diciamo, avendo vinto anche l'andata, a un passo oramai dagli ottavi di finale dell'Europa League. E questa sera ci sarà anche Napoli-Barcellona, ma noi dobbiamo giustamente pensare a noi stessi e alla partita con l'Udinese, che come già detto nei precedenti video sarà una partita tutt'altro che semplice. Abbiamo già parlato nei video precedenti delle probabili formazioni, delle ultime news. Oggi vorrei soffermarmi su un altro argomento. L'argomento Ibrahimovic. È un argomento che divide molti, perché diciamo tutti i milanisti hanno una determinata riconoscenza ad Ibrahimovic, giustamente per quello che ha fatto sia in passato, quindi parlo di 10 anni fa, quando ci ha fatto vincere quello scudetto, che al momento è l'ultimo scudetto vinto dal Milan, sia per quello che è riuscito a fare quando 2 anni e mezzo fa è tornato al Milan e ci ha risollevati, da un momento storico nel quale, arrivare sesti era già fare un grande risultato, mentre adesso per l'appunto stiamo lottando per lo scudetto, l'anno scorso siamo arrivati secondi. Quindi infinita riconoscenza per Ibrahimovic da parte, penso, di tutti i tifosi milanisti del mondo e non potrebbe essere altrimenti. Il discorso verte più su quello che potrebbe essere il futuro di Ibrahimovic, perché già dall'anno scorso, quando Ibrahimovic aveva 39 anni, si è cominciato a capire che per quanto lui sia un professionista maniacale, si impegni tantissimo nel mantenersi in forma, nell'allenarsi, nella stare attento a curare ogni tipo di particolare per rimanere più in forma possibile, e l'età comunque avanza, e già l'anno scorso, appunto, che aveva 39 anni, ha saltato all'incirca la metà delle partite del Milan in campionato, più in generale circa della stagione, per vari tipi di acciacchi e infortuni. Purtroppo quest'anno, che ha toccato la veneranda età per un calciatore, veneranda età di 40 anni, e gli acciacchi non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Al momento, anche in questa stagione, Ibrahimovic è saltato all'incirca la metà delle partite giocate dal Milan in campionato. E il problema è che questi acciacchi cominciano ad essere molto frequenti e molto lunghi. Si è fermato nella partita con la Juventus per l'ultimo infortunio dopo una trentina di minuti per un'infiammazione al tendine d'Achille. Dicevano fosse niente di che, cioè sembrava non fosse niente di che dai primi esami, ma questa infiammazione la sta tenendo fuori da più di un mese, è confermato da Pioli oggi in conferenza stampa che domani non parteciperà alla partita con l'Udinese, e da molti giornali viene già detto che molto probabilmente non ci sarà nemmeno per il derby d'andata in Coppa Italia. Quindi avrà già saltato con quella, credo, 6 partite consecutive. Insomma, il discorso è Ibrahimovic, per quanto comunque forte, per quanto decisivo, anche quest'anno comunque ha segnato, se non sbaglio, 7 gol finora in campionato, che per il numero di partite che ha giocato non è affatto un brutto score. Bisogna cominciare a pensare però se possiamo cominciare a fare un passo oltre Ibrahimovic. Quest'anno la squadra ha dimostrato comunque di poter anche fare a meno di lui. È vero che lui ha portato dei gol pesanti, in alcuni casi che ci hanno anche portato dei punti pesanti. Penso ad esempio al gol con l'Udinese all'andata che ci ha consentito di pareggiare una partita giocata molto male. Penso al gol che ha sbloccato la partita con la Roma, che ha
ha sbloccato la partita con il Genoa e diverse volte ha segnato dei gol che sono stati importanti per delle partite che abbiamo vinto o pareggiato. Va anche fatto notare però che c'è una statistica dove in campionato finora il Milan con Ibrahimovic ha diciamo una media punti di circa 1,4 a partita, non ricordo con esattezza il numero. Dall'altro lato però c'è un Milan che senza Ibrahimovic ha vinto tutte le partite giocate con due pareggi. Mi pare 12 vittorie e 2 pareggi con una media punti di circa 2,7 a partita. Chiaro che questo può essere una statistica che conta fino a un certo punto, bisogna capire le partite dove mancava Ibra, se magari mancavano altri giocatori fondamentali, magari quelle dove non c'era, c'erano meno assenze. Però comincia a sembrare difficile che questo sia un caso. Quello che io ho notato è che spesso e volentieri Ibrahimovic in campo condiziona un pochettino il gioco del Milan. Avere un centravanti così statico, non che Giroud sia particolarmente mobile, ma non è statico come Ibrahimovic, è un problema. E Ibra spesso, anche quando arretra poi per impostare il gioco, non è sempre precisissimo e quando lo fa, tra l'altro, manca un riferimento in area. È un attaccante che condiziona molto il modo di giocare del Milan. E in molti casi, secondo me, ha anche, diciamo, condizionato un po' in negativo in alcune partite il modo di giocare del Milan. Con questo non significa che io non voglia più Ibrahimovic. Sarò felicissimo quando ritornerà da questi infortuni e mi auguro che ci aiuterà a portare a casa i nostri obiettivi di quest'anno, che sono il sogno scudetto e la Coppa Italia, che avremo un doppio derby difficilissimo da affrontare, ma che sulla carta è forse anche più abbordabile rispetto allo scudetto. Bisognerà vedere appunto come andranno quei derby. La vera domanda è: che cosa vogliamo fare però l'anno prossimo? Visto tutto quanto detto su Ibrahimovic, la sua tenuta fisica che inizia a venir meno, il fatto che anche senza di lui siamo riusciti a giocare grandi partite, vogliamo rinnovarlo veramente per un'altra stagione? Si parla di un rinnovo al ribasso nel caso, ok? O di un rinnovo al ribasso che verrebbe valutato in base alle presenze, quindi magari, non so, un Ibrahimovic con pochissime presenze prenderebbe per esempio 3 milioni di euro, invece facendo molte presenze 5. Tutto può essere, si potrebbe fare certamente. La domanda però è: siamo sicuri di volerlo fare, di voler investire un altro anno su Ibrahimovic che avrà 41 anni, avrà verosimilmente ancora più acciacchi fisici, quando abbiamo dimostrato già quest'anno che comunque possiamo fare a meno di lui? E che spesso magari ci ha anche condizionato alcune partite con il suo modo di giocare. E è una domanda a cui è difficile rispondere. Sicuramente Ibra, anche a livello di spogliatoio, è una presenza importante. Quello che mi sento di dire io, anche se ovviamente so che è un argomento divisivo e molti non la penseranno come me, è che forse l'anno prossimo bisognerebbe provare a fare un passo avanti e magari cercare un nuovo centravanti, un pochettino di prospettiva, ma non che sia Lazetic a 18 anni che non ha ancora esordito, ma magari qualcuno che possa garantire un discreto numero di gol, ma che non abbia 40 anni o 35 come Giroud. Secondo me si potrebbe provare a fare così e magari proporre Ibrahimovic un incarico nello staff, un incarico dirigenziale, anche se so che lui vorrebbe continuare a giocare, quindi non credo che accetterebbe questa soluzione. Ovviamente bisognerebbe vedere anche qual è il budget, perché abbiamo bisogno anche di un nuovo difensore, molto probabilmente, visto che Romagnoli se ne andrà via probabilmente a zero, e ancora di più avremo bisogno di un centrocampista, visto che anche Kessié se ne andrà a zero, lui sicuramente. Quindi hai posto in largo la sentenza, è difficile, sarà difficile. Questa è la mia idea, bisognerà anche valutare appunto con quello che sarà il budget del calciomercato e cosa si potrebbe prendere come diciamo sostituto di Ibrahimovic. Fatemi sapere la vostra e ci vediamo domani per il post partita di Milano Udinese. Incrociamo le dita. Forza Milano.